sbagliare. L'elemento sorpresa fu schiacciante. Gli inglesi annichilirono l'armata scozzese, perdendo pochi uomini. Nella fuga, le donne del gruppo, incluse la moglie e la figlia di Bruce, vennero mandate a Kildrummy, sotto la protezione del fratello Neil. Inutile dire che furono catturate e il fratello di Robert fu giustiziato, probabilmente per impiccagione. Invece, Bruce e i suoi uomini si rifugiarono nell'isola di Rathlin, vicina alla costa irlandese, accompagnati dai pochi nobili ancora fedeli o sopravvissuti. E un giovanotto particolare, un nobile caduto in disgrazia per via della occupazione inglese e della fedeltà del padre nei confronti di Wallace. Sì, sto parlando del guerriero che passerà alla storia come Black Douglas. Bruce non ritornò nell'entroterra scozzese fino al 1308. Probabilmente trascorse questo tempo nelle Ebridi o in Norvegia, dove era bene accetto dato che la sorella Isabel era sposata con Eric II. Per i più accorti, queste furono le seconde nozze di Eric II, perché le nozze da cui nacque Margherita, ovvero la bambina che praticamente causò questo caos, cessarono con la morte della madre omonima, lasciando Eric vedovo. Ma questa è un'altra storia. L'attesa di Bruce fu degna di una bella notizia, almeno per la Scozia, ovvero la morte di Edoardo I, il quale durante il suo regno non fece altro che far guerra a francesi e scozzesi e morì. Morì con le membra ancora cariche di odio e irritazione verso gli abitanti del nord dell'isola. Successivamente Robert tornò in Scozia e, capendo che le sue forze non erano sufficienti per fronteggiare in campo aperto il nemico, decise di attuare azioni di guerriglia, riprendendosi la Scozia castello per castello, contea per contea, lasciando agli inglesi solo pietre bruciate e pozzi avvelenati. Come in tutte, e dico tutte, le azioni di guerriglia, che siano per ideali giusti o meno, furono commesse atrocità immani. Due dei fratelli di Bruce morirono giustiziati dagli inglesi, ma anche gli scozzesi fecero la loro parte, come a Buchan, dove uccisero gran parte della popolazione, poiché ancora fedele all'ormai defunto John Comyn. Fu in questo periodo che James Douglas si guadagnò il nome di Douglas il Nero, riprendendosi la terra sua di diritto, terra confiscata dagli inglesi, data la partecipazione attiva nella rivolta di Wallace da parte del padre. Douglas riprese il suo castello di Douglasdale in quello che passerà alla storia come l'incidente della Domenica delle Palme, dove, assieme a una manciata di uomini e ad alcuni paesani a lui fedeli, si camuffò da contadino all'interno del suo stesso castello e, una volta entrati in chiesa, iniziarono a uccidere o catturare i soldati inglesi che partecipavano alla messa, i quali, da bravi cristiani, avevano lasciato le armi fuori dal luogo sacro. Douglas giustiziò i prigionieri e fece bruciare provviste e rifornimenti, dando alle fiamme il suo stesso castello. Dopo le azioni di guerriglia, le forze di Bruce affrontarono in campo aperto le forze di Aymer de Valence. Gli scozzesi tesero diverse imboscate all'armata inglese, spesso con metodi non convenzionali, quelli che piacevano tanto ad Aymer. Infatti, nelle strade rocciose attaccarono l'armata con imboscate a base di massi e frecce. Allora Bruce decise il luogo adatto per la battaglia, una pianura nei pressi di Loudoun Hill, dove i soli tratti non acquitrinosi erano la strada battuta e una piccola zolla di terra. Gli scozzesi conoscevano bene il loro territorio e decisero che sarebbe stato il luogo per lo scontro.
scozzesi erano inferiori di numero, ma Aimer, per quanto fosse uno spietato e coraggioso combattente, fece il tipico errore da condottiero trecentesco. Sottovalutò la fanteria e non diede un peso eccessivo agli arcieri. Infatti, caricò con la cavalleria pesante. Il terreno acquitrinoso e le picche scozzesi non potevano portare che a una singola cosa. Lo scontro non fu lunghissimo, ma piuttosto violento. Le cronache di John Barbour narrano come attorno alla zolla occupata dagli scozzesi vi fossero differenti fossati, fatti scavare da Bruce, e non omettiamo che potessero essere muniti di spuntoni. Nella cronaca in rima si descrive come gli uomini del re li incontrarono al fossato, così risolutamente che il più guerriero e il più forte di loro cadde a terra. Allora si poteva udire un suono spaventoso, come lance sull'armatura rudemente frantumate, e grida e gemiti pronunciati dai feriti. Ovviamente tradotto in italiano dal gaelico scozzese, quindi di certo non suona così bene. La vittoria fu un segnale. Potevano farcela. Bruce trascorse letteralmente 8 anni a fare guerriglie e schermaglie con un piccolo esercito, fronteggiando l'esercito più grande del tempo. Possiamo vedere come Bruce sia letteralmente cresciuto facendo la guerra. Insomma, ha cominciato a circa 20, 21 anni e andava per i 30 quando affrontò in campo aperto Edoardo II, il nuovo re d'Inghilterra. Insomma, abbiamo capito come funzionava la guerra per Bruce. Imboscate e sfruttamento del territorio. Per molti versi, Bannockburn non fu diversa da Loudoun Hill. Nuovamente gli inglesi compirono l'errore di non avere arcieri a portata di mano, poiché manciavano in fondo all'esercito in questa circostanza, mentre la cavalleria faticò a muoversi nelle paludi e venne sconfitta dalle picche scozzesi che, letteralmente, uscivano a frotte dai boschi circostanti. Edoardo II, più debole del padre sotto molti versi, venne trascinato di peso fuori dal fangoso tritacarne, dovendosi così ritirare. Il destino non sarebbe stato clemente con il monarca inglese, poiché sarebbe stato ucciso negli anni a venire, durante una congiura, morto da prigioniero per mano di alcuni sicari, con un ferro rovente nel posteriore. Dopo Bannockburn, Bruce continuò a lanciare offensive e scorrerie nell'Inghilterra. Lanciò pure una campagna in Irlanda. Insomma, fu una bella spina nel fianco, che portò comunque anche a differenti risultati diplomatici. La moglie Elisabetta era tenuta prigioniera degli inglesi, ma non fu trattata in modo troppo scortese, poiché il padre aveva una certa influenza sul monarca inglese. Quanto alla figlia, tenuta, possiamo dire, prigioniera in un convento, fu liberata anch'essa. Bene, Roberto di Scozia può passare alla storia come un fuorilegge, un bandito, un distruttore, o come un salvatore, un re, un liberatore. Per noi passa alla storia come un grande personaggio e un grande condottiero, e sicuramente merita il suo posto nella storia, e magari fuori dall'ombra di William Wallace. Siamo giunti alla fine di questo episodio di Medioevo fa storia, e se siete riusciti ad ascoltarmi fin qui, beh, brinderò a voi stasera. Sentitevi liberi di seguirci sulle nostre pagine Instagram e Facebook, dove vi terremo sempre aggiornati sulle news relative al nostro progetto. Se tenete al podcast e volete aiutarci ad acquistare nuove attrezzature, sosteneteci come più desiderate su Buy Me a Coffee o Patreon, link ovviamente in descrizione. Oltre a questo, ricordatevi di premere il tasto Segui su Spotify e Apple Podcast. Vi ringraziamo per averci seguiti. Da Antonio, ossequi. Thank you.